Bene, oggi, a dire la verità, facciamo un passetto indietro. Torniamo a una legge importante che abbiamo visto quando abbiamo trattato la teoria generale sui circuiti, che è la legge di Kirchhoff, in particolare quella sulle maglie. Cosa dice la legge sulle maglie? Dice che se ho un circuito elettrico, cioè un qualsiasi percorso possibile per le cariche di conduzione, la somma delle cadute di potenziale lungo il circuito deve valere zero proprio a causa del fatto che il campo elettrico è conservativo. Ok? Allora, precisiamo alcuni concetti che abbiamo già visto, ma è meglio precisarli. Immaginate una sezione del circuito dove c'è un utilizzatore, adesso disegno una resistenza, ma in realtà potrebbe essere qualsiasi altra cosa. E poi continua. Immaginiamo A il punto a monte, B il punto a valle e quindi questo come verso di percorrenza della corrente. Immaginiamo che VA sia più grande di VB, quindi la corrente va da A a B e indichiamo come la caduta di potenziale, la differenza tra VA meno VB. Mentre la variazione di potenziale, quando si parla di variazione, il famoso delta V è sempre quella dopo meno prima, quindi VB meno VA. Questo è importante perché il segno qui ha effetto. Okay? E abbiamo visto che se VA è diverso da VB, significa che tra A e B c'è un campo elettrico e tra punti di potenziale diverso c'è un campo elettrico. D'accordo? E la relazione tra il campo elettrico e il potenziale, qui la possiamo scrivere anche in formato non differenziale, è il rapporto tra la differenza di potenziale tra i punti coinvolti, la loro separazione, diciamo con una coordinata x qualsiasi, con un segno meno. Cosa sta a indicare questo segno meno? Se il delta V è la variazione di potenziale, significa che il campo elettrico è diretto dai punti dove il potenziale è più alto a punti dove il potenziale è più basso. D'accordo? Se la volessimo scrivere in forma differenziale, che sarebbe più corretta, è l'opposto della derivata di potenziale rispetto alla posizione, per essere proprio rigorosi. D'accordo? Ditemi se dico qualcosa che non vi è chiaro, ma sono concetti che abbiamo già visto in ogni caso. Un altro concetto chiave è la forza elettromotrice, che è imparentata, abbiamo già visto come, con la differenza di potenziale, in particolare per quanto riguarda i generatori di tensione. Cosa si intende per forza elettromotrice? La forza elettromotrice, anche qui possiamo applicare, scusate che correggo un secondo, questo uguale lo metto dopo. La forza elettromotrice che esiste tra due punti del circuito, chiamiamoli proprio A e B, okay, è il rapporto tra il lavoro svolto dal campo elettrico o dal generatore, se preferite, di tensione, per spostare le cariche, la carica Q da un punto A a un punto B, fratto il valore della carica, cioè se si dice normalmente il lavoro per unità di carica. E si misura dato che L in joule, Q in coulomb, joule su coulomb è volt, energia diviso carica. Ok? Tecnicamente, quindi, dato che immaginiamo il caso semplice in cui io abbia un potenziale, scusate, un campo costante, per lavoro posso prendere il prodotto tra la forza e lo spostamento, okay? Diviso la carica. Quindi lo spostamento è la posizione di B meno quella di A, e quindi ancora più semplicemente carica per campo elettrico per spostamento diviso carica. Le due cariche vanno via, okay? Per cui la differenza di potenziale rimane esprimibile come il prodotto tra campo e distanza o separazione tra i punti che mi interessano. Se il campo non è omogeneo, posso sempre pensare a un campo medio, un campo elettrico medio, tutto sommato per dire, ok?
d'accordo? Quindi in questo caso la forza elettromotrice è data da che cosa? Da, per quanto abbiamo visto prima, la relazione tra campo elettrico e variazione o derivata, se preferite, del potenziale. Questa posso esprimerla come il potenziale calcolato prima dell'elemento di circuito che mi interessa, meno quello calcolato dopo, o nel caso specifico nostro VA meno VB. Se la corrente va da A a B, potenziale alto meno potenziale basso. Okay. O ancora, se preferite, meno delta V, dove per delta calcolo la variazione. Ok? Spendo un po' di tempo su questo perché è importante, perché dopo si fanno errori sui segni, si mescolano segni e non si capisce più niente. Bene rimettere i puntini su lei, d'accordo? Se abbiamo quindi un circuito con un generatore di corrente, la nostra batteria, quindi qui abbiamo il ramo positivo, qui quello negativo, e inseriamo, che ne so, un paio di resistenze, R1, R2. Okay. Allora, dato che abbiamo visto a suo tempo che il campo elettrico, in questo caso statico, ha una caratteristica fondamentale, il fatto di essere conservativo, quindi il lavoro svolto dal campo per spostare le cariche da un punto allo stesso punto, lungo l'intero circuito, è zero, allora questa particolare forma di lavoro posso esprimerla come la somma di tutti i termini campo per, fatemelo scrivere in forma differenziale stavolta, per spostamento, se vogliamo generalizzare inseriamo anche i vettori, okay, lungo un percorso chiuso. Se il campo fosse vari è variabile in generale lungo il percorso, cosa faccio? Sommo questi infiniti lavori elementari infinitesimi e quindi uso il simbolo dell'integrazione. Questo tondino sta a indicare che il percorso è chiuso. Quindi questo è il percorso chiuso. E questa è l'origine della legge delle maglie. Ok? Quindi tutta la Di conseguenza, la somma su tutti gli elementi del circuito, questa lettera I sta a indicare gli elementi del circuito, delle cadute di potenziale, quindi come possiamo chiamare? Ecco, V prima meno V dopo, questa sommatoria equivale a questo integrale e a questo lavoro, mi dà un risultato nullo. Okay. Questo è calcolato sull'elemento I. Quindi nel nostro caso abbiamo, se qui abbiamo la forza elettromotrice E, allora attraverso la batteria il potenziale prima è più piccolo di quello dopo, quindi attraverso l'elemento batteria ho una caduta di potenziale meno E, perché il potenziale alla fine è più alto di quello all'inizio. Ok? Poi, attraverso la resistenza, il potenziale è una caduta che è più R1 per I, dove I è la corrente che attraversa il circuito, e poi meno, scusate, più R2 di nuovo I, e questo deve darmi 0. Ok? E quindi di conseguenza, come conseguenza di questo, abbiamo visto che la corrente I è uguale alla forza elettromotrice della batteria diviso la resistenza equivalente, che in questo caso è la somma delle resistenze. Nessun problema. E immaginiamo, facciamo un valore numerico, che ne so, supponiamo che la nostra batteria ci dia un volt di tensione, che R1 sia, che ne so, 1 ohm, R2 9 ohm, quindi abbiamo immaginiamo di fissare, che ne so, questo punto, per esempio, chiamiamolo A, questo B,
questo C, allora attraverso percorrendo il nostro circuito seguendo la corrente, fatemi indicare in rosso la corrente, in questo caso gira in questo senso, questa I, abbiamo il potenziale, quindi in C meno quello in A e meno E, cioè attraversando la batteria, potenziale prima meno dopo, ho una caduta che è l'opposto della forza commutativa della batteria. Poi, attraverso la prima resistenza, qui forse sarebbe meglio se copiassi il grafico, fatemi copiare così, senza fare su e giù. Poi abbiamo, ripeto, VA meno VB vale R1 volte I, resistenza per corrente. Poi abbiamo VB meno VC di nuovo R2 per I. Okay? E quindi nel caso nostro, visto che abbiamo un volt di resistenza potenziale e 10 ohm di resistenza totale, la nostra corrente I varrà 1 diviso 10, 0,1 ampere. Se facciamo la somma, abbiamo allora VC meno VA, abbiamo detto, quindi meno 1 volt. VA meno VB, abbiamo RB, cos'era? Era 1 ohm per 0,1 ampere, di nuovo 0,1 volt. Poi VB meno VC 9 ohm per 0,1 ampere, ancora 0,9 volt. Se sommiamo tutto, abbiamo VC meno VA più VA meno VB più VB meno VC, quindi VC meno VC, si semplifica tutto, abbiamo meno 1 più 0,1 più 0,9 volte. Qui abbiamo ovviamente 0 volte, nessun problema. Ok? Che succede invece? E fin qui niente da dire. La legge di Kirchhoff ci permette di calcolare in questo caso la resistenza. Attenzione! Immaginiamo lo stesso circuito di prima, lo voglio proprio ricopiare. Ma stavolta chi produce il moto delle cariche non è la batteria, ma un campo magnetico. Immaginate di immergere il circuito in un campo magnetico variabile e quindi la nostra forza elettromotrice è data dalla legge di Faraday e Van Lenz. Supponiamo che il campo magnetico sia un campo variabile e che produca una forza elettromotrice di intensità, chiamiamola pure, più 1 volt. Non importa come. Ok? E produca una corrente anche in questo caso, diretta in questo senso. E qui in questo caso A e C sono lo stesso punto, quindi possiamo anche toglierlo. Immaginiamo, ecco, C e A sono lo stesso potenziale, ci servono solo i punti A e il punto B. Se immaginiamo di fare lo stesso lavoro che abbiamo appena fatto per il circuito precedente, quello con la batteria, che cosa troviamo? Beh, la caduta di potenziale, se la corrente va in questo verso, il potenziale A meno quello in B, vale quindi R1 per I, quindi vale R1 era 1 ohm, per I 0,1 ampere abbiamo 0,1 volt.
La stessa cosa possiamo fare con R2, quindi VB meno VA, VA è a valle di R2, R2I, quindi 9 ohm per 0,1 ampere, che mi dà 0,9 volt, non ampere, scusate. Sommiamo il tutto e cosa otteniamo? A sinistra ho VA meno VB più VB meno VA. A destra ho 0,1 volt più 0,9 volt, 1 volt. Quindi VA meno VA non fa 0. Qui non funziona la legge di Kirchhoff-Vecchia. Perché? Beh, tutto sommato era prevedibile. Torniamo un secondo indietro. La somma dei lavori per unità di carica lungo tutto il circuito, cioè questa grandezza, la forza elettromotrice, ricordo che la forza elettromotrice, che possiamo calcolarla benissimo lungo un percorso chiuso, se ho una batteria, cioè un generatore di tensione costante, la somma lungo tutta la maglia mi fa zero. Ma in generale, questa posso esprimerla come il contributo di ogni singola caduta di potenziale lungo il circuito, quindi lungo un percorso chiuso del campo elettrico per la distanza che mi interessa. Questo non è zero, ma è l'opposto della derivata del flusso del campo rispetto al tempo. Nel caso del circuito di prima, supponendo che la geometria sia fissa, qui abbiamo meno L. Questo in generale non è zero. Ergo, la vecchia formulazione della legge di Kirchhoff non è applicabile al caso in cui, per esempio, io abbia una corrente variabile. Perché la variazione di campo magnetico concatenata al circuito potrebbe benissimo essere prodotta dal fatto che qui dentro c'è una corrente che produce un effetto, come dire, indotto di autoinduzione. Non so se mi sono spiegato. Questo da dove viene il fatto? Questo ci permette di concludere, cioè il motivo fondamentale è la fisica che c'è sotto, è questa. Il campo elettrostatico è conservativo, ma il campo elettrodinamico non lo è. Fatemelo scrivere, campo elettrodinamico non è conservativo. Cioè, se ho un campo elettrico variabile nel tempo, non è detto che se faccio l'integrale di linea lungo un percorso chiuso ottengo zero. O come in questo caso, un campo elettrico prodotto da un campo magnetico variabile. Quindi, se, come è il caso che sia, vogliamo continuare a usare la legge di Kirchhoff anche in presenza di induzione elettromagnetica, che è, ripeto, la chiave per la tecnologia elettrica, per l'elettrotecnica, bisogna generalizzare l'equazione di Kirchhoff. E quindi la scriveremo in questo modo, quindi in generale. Per estendere la legge di Kirchhoff, delle maglie in particolare, cosa scriveremo? Beh, avremo che la induzione
Il lavoro svolto per unità di carico, quindi la forza elettromotrice calcolata lungo un percorso chiuso, diciamoci pure, anziché x, fatemi scrivere L, perché normalmente la coordinata potrebbe essere una coordinata che non è proprio la posizione x. Lungo una qualsiasi maglia, quindi lungo un qualsiasi percorso chiuso, sarà meno L. Per un circuito, ripeto, a geometria fissa, e qui il campo magnetico indotto è legato al fatto che la corrente cambia. Di questo avevamo discusso già a lungo in precedenza, d'accordo? Perché la relazione assomigli a quella di Kirchhoff trattata in precedenza, facciamo un semplicissimo manipolazione algebrica, spostiamo quello che c'è a sinistra a destra, a sinistra dell'uguale, quindi scriveremo questa relazione. Oppure, cambiando un'altra volta segno, l'opposto della forza elettromotrice, quindi la variazione di potenziale meno L per la rapidità di variazione della corrente, questo di nuovo vale 0. E questa grandezza la prendiamo come la somma attraverso tutti gli elementi di corrente della caduta di potenziale, cioè potenziale dopo meno quello prima. In questo caso abbiamo inglobato nella somma delle varie cadute di potenziale attraverso gli elementi di circuito, includendo l'induttanza o l'autoinduttanza, in questo caso del circuito stesso, per fare in modo che la somma delle forze elettromotrici dia comunque risultato nullo, come nella precedente versione della legge delle maglie. Quindi alle cadute di potenziale includiamo quella dovuta all'autoinduzione. Facciamo un esempio. Vediamo se riesco a trovarlo. Immaginate di avere, per esempio, abbiamo un generatore di corrente alternata, di tensione alternata. Mettiamo una resistenza, un condensatore, lo facciamo più generale possibile, e un'induttanza. Okay. E applicheremo a breve, ma adesso impostiamo solo il problema, a questo circuito la nuova legge delle maglie. E cosa avremo? Beh, avremo che la somma di tutte le cadute di potenziale lungo i diversi elementi del circuito, V, I, meno L volte di I su di T, questo in realtà include, questa parte è l'effetto della nostra induttanza, anche questo, scusatemi se faccio ogni tanto mi scappano delle interruzioni. Anche questa è una, diciamo così, sovrasemplificazione. Così come quando scriviamo questo simbolo, che cosa assumiamo tacitamente? Ci semplifichiamo la vita dicendo che, certo, qui abbiamo fili conduttori, ma il filo conduttore, per quanto poco ne ha, comunque una resistenza. Però idealmente uno assume che la resistenza sia tutta concentrata qua dentro. Ok, questa è una sovrasemplificazione. In realtà ho resistenze un po' dappertutto. Nello schema ideale del circuito, questa linea continua nera significa che tutti questi punti sono allo stesso potenziale, perché tra questo e questo non c'è resistenza. Okay? Ho potenziali diversi quando ho un carico, si dice tra i punti, quindi un utilizzatore. Se non metto niente, idealmente dico, beh, tutta la resistenza è concentrata qui, altrove non ne ho. Come quel condensatore, tutta la capacità è condensata qui, altrove non ne ho. Idem per l'induttanza. Tutto l'effetto
della legge di fare delle malezze è concentrato lungo questa tigella. È chiaro che qui è più forte, ma ce n'è uno, per esempio, associato al fatto che comunque qui ho un percorso chiuso che potrebbe essere attraversato da campo magnetico variabile, per dire. Ok? Quindi questo elemento è quello che è responsabile dell'effetto di autoinduzione e potrei farlo figurare all'interno di questo delta V, immaginando che anche in questo caso questo produce una caduta di potenziale, una differenza di potenziale per effetto della legge di Faraday-Moore-Mallet, considerandola concentrata tutta in quel posto lì, in quel particolare elemento di circuito lì. Ok? Cosa che in generale invece è sì, lì è più forte che altro, ma in realtà è distribuito un po' dappertutto. Come nel caso di prima, volendo fare il caso estremamente opposto, ecco, se torniamo al circuito che ho usato come esempio prima, qui dove trovate l'induttanza? Non ce n'è. L'induttanza in realtà è distribuita nell'intero circuito. Non c'è un posto dove viene prodotta, è distribuita dappertutto. Ok? Per comodità si rappresenta questo effetto come concentrato in questa L. Quindi avremo, ripeto, la somma delle cadute di potenziale, attenzione, cadute di potenziale, quindi valore dopo meno valore prima, quindi se questo lo indichiamo con la tensione dovuta al generatore, avremo la caduta di potenziale dal generatore, quindi quello dopo, quello prima, quindi questo è positivo, immaginando anche qui che la corrente percorra almeno in quel particolare istante il circuito in senso orario. Poi avremo meno R volte la corrente I, poi avremo meno la carica che si trova sui piatti del condensatore diviso la capacità, meno L volte la rapidità con cui cambi la corrente, posto uguale a zero. Questa è l'equazione prodotta o a cui siamo giunti utilizzando la legge delle maglie generalizzata. Ok? E c'è una sottile differenza tra le due. Il campo elettrodinamico non è un campo conservativo. Questa è una delle, quello che vedremo più avanti, una delle fondamentali quattro leggi di Maxwell, che quantifica la non conservatività del campo elettrico. La inglobiamo nella caduta di potenziale dell'elemento di circuito introducendo questa specie di legge di Kirchhoff generalizzata. Ok? Ancora due parole, se posso. Questa equazione è un'equazione mista in realtà. Qui abbiamo una tensione che normalmente, se il generatore è a corrente alternata tipo la spira che ruota in campo magnetico, sarà una cosa del tipo un valore di picco per il seno, per esempio, di un omega t, cioè una funzione sinusoidale del tempo. Qui abbiamo l'incognita che è la corrente che attraversa il circuito, la carica depositata sul condensatore e la rapidità con cui cambia la corrente stessa. Vi ricordo che carica e corrente sono legate perché la corrente che attraversa il nostro circuito è la stessa in tutti i punti perché il circuito è fatto da elementi tutti in serie e quindi sarà data per esempio dalla rapidità con cui cambia la carica sul condensatore. Quindi in questo modo, sfruttando il legame tra carica e corrente nel condensatore, possiamo ridurre questa equazione a una sola incognita, cioè la funzione che mi dà la carica in funzione del tempo sul condensatore. Quindi la riscrivo, Vg meno R, per la derivata della carica rispetto al tempo, meno 1 su C per la carica, meno L, qui derivo la corrente. Quindi ho una derivata seconda della corrente rispetto al tempo. E questo mi produce un'equazione differenziale del secondo ordine. Qui ho una derivata seconda, oltre che la derivata prima. Ok? È lineare perché funzione tutta la prima potenza, però una derivata seconda. Trattare questo è una cosa che dal punto di vista matematico non è uno scherzo. Una cosa che insomma prevede almeno di aver completato un corso di analisi 1. Ma noi abbiamo uno strumento che sono i vettori di fase che ci renderanno la vita molto più semplice. Che
vedremo però la prossima lezione. Ok? Questa è l'equazione che gestisce il nostro, che gestisce, scusate, che descrive, che quantifica il nostro circuito. Ed è un'equazione differenziale del secondo ordine. Secondo perché? Perché ci sono coinvolte derivate seconde. Ed è un'equazione ordinaria, cioè ci sono derivate totali, non ci sono derivate parziali. Quindi abbiamo il legame tra carica e tempo. Se avessimo invece funzioni di più variabile, avremmo derivate parziali, che entreranno in gioco un pochino più avanti, quando lavoreremo sull'equazione di Maxwell. Ok? Allora, oggi mi preme che vi rimanga questo messaggio. La legge delle maglie sui circuiti, che abbiamo visto a suo tempo, quantifica, cioè è una conseguenza diretta della natura conservativa del campo elettrostatico, okay, ma non si applica al caso del campo elettrodinamico. Perché? Perché in quel caso il lavoro dovuto al lavoro applicato a carichi molto in percorsi chiusi non è detto che sia zero. In generale non lo è. Quindi quel campo non è conservativo, è un campo elettrico prodotto da un campo magnetico variabile. Quel tipo di campo, pur muovendo le cariche come farebbe un campo elettrico, è un campo di natura diversa, è un campo non conservativo. Per riscrivere la legge di Kirchhoff in modo di tenerne conto, l'abbiamo rielaborata, riscritta, riespressa, includendo l'effetto dell'induzione elettromagnetica, immaginandolo, se volete, sovrasemplificando la situazione, immaginandolo concentrato in quello che viene rappresentato come un solenoide, dove tutta l'induzione è concentrata lì. E quindi che dà il suo contributo alla differenza di potenziale tra punti diversi dei circuiti. Ok? Ci sono domande? Vedremo la prossima volta come manipolare, lavorare con i circuiti che sono descritte in un'equazione come questa, cioè dove il generatore è un generatore a corrente alternata. Per oggi, ripeto, ci fermiamo qua.